Benvenuti, questa è la puntata numero 38 dei Mutorial. Buona giornata, buona serata, a seconda di quando guarderete questo Mutorial realizzato come al solito nello studio Tappeti Sonori e grazie alla perizia tecnica di Ivano Conti. E ricordatevi che siamo anche su Patreon. Patreon è appunto una maniera di sostenere le nostre attività attraverso un abbonamento mensile che può essere di 3, di 5 o di 10 euro al mese. A seconda di ognuna delle fasce potrete avere la citazione alla fine dei nostri video piuttosto che la maglietta dei Mutorial, se avete proprio la mania per questo marchio estremamente bello e significativo, o richiedere magari anche la canzone che volete vedere realizzata qui e spiegata appunto alla nostra maniera, raccontando anche un po' qualcosa di questa, della canzone che si spiega. Bene, oggi è il turno di un gruppo che possiamo ormai ritenere storico nel rock, uno degli ultimi vessilli potremmo anche dire del rock. Proprio in questi giorni in cui verrà pubblicato questo Mutorial esce il loro nuovo album But Here We Are e stiamo parlando dei Foo Fighters. Idea nata a Dave Grohl, ex batterista dei Nirvana, quindi che già aveva, era stato, come si dice, sulla cima del mondo come batterista, che si reinventa qualche tempo dopo lo scioglimento di questa grande band grunge e suona la chitarra, scrive canzoni, cosa che ha sempre fatto, ma appunto lì evidentemente faceva meno. Questa canzone è una canzone fra le più formidabili, a mio modo di vedere, di questo gruppo, si intitola These Days. Anche se appunto il ritornello, la strofa dice sempre One of These Days, One of These Days, in realtà One of These Days erano anche altre due canzoni molto famose, una di Paul McCartney nel suo primo disco post-Beatles e una dei Pink Floyd. Quindi questa è These Days, uno di questi giorni. Il testo è abbastanza truce, nel senso che mette di fronte alla morte, alla guerra, a tutta una serie di cose che nella vita possono accadere, anzi una di sicuro accade presto o tardi. One of These Days, your heart will stop, il tuo cuore si fermerà e and play its final beat, e suonerà il suo ultimo battito, no? E batterà il suo ultimo battito, insomma. Beh, ma tutto è all right, no? A un certo punto la canzone nel pre-ritornello dice proprio questa cosa e invece non è vero, alla fine don't say it's all right, insomma c'è qualcosa che stride nel fatto che tutto debba finire. L'asse portante dei Foo Fighters da sempre è stato quello che univa il davanti del palco con l'immediato retropalco, cioè la batteria, Taylor Hawkins, il batterista che recentemente è morto, insomma, e che verrà in questo nuovo tour che sta partendo già, in questo nuovo album, è stato sostituito da un altro batterista che è Josh Freese. Ma veniamo alla canzone, perché mi sono già dilungato abbastanza e il regista mi sta guardando un pochino così, con l'occhio un pochino di traverso. Una canzone decisamente solida, appunto, basata non su tantissimi accordi, ma con delle trovate abbastanza particolari, sia dal punto di vista armonico, che dal punto di vista della melodia, che dal punto di vista anche melodico, appunto, della melodia e di un contesto, insomma, che è molto interessante. Innanzitutto c'è un riff veramente interessante, anche se abbastanza semplice per chi ha le dita piccole. Per me invece non è semplicissimo, perché con un arpeggio anche qui abbastanza strano, perché parte con l'indice e che approfondiremo un po' questo arpeggio, ora ve lo faccio vedere, ma che daremo come contenuto supplementare a chi si abbona a Patreon, anche se poi vabbè, insomma, non è trascendentale questo arpeggio, però è interessante perché appunto indice, pollice, medio, pollice, e l'arpeggio si basa su una posizione che prevede appunto l'uso del La, della quinta corda aperta. Infatti il brano è in La maggiore, è come se voi suonaste questo accordo qua, La Mi Do Diesis, ma diviso fra queste corde e poi passando a un Re maggiore, ma anche qui è abbastanza particolare perché il La libero viene sostituito dal La al dodicesimo tasto. Al dodicesimo tasto, come prima, c'è ancora questo Mi sulla sesta corda,
liberando la quarta corda si ha il re libero. Quindi l'arpeggio è... come se fosse suonato in primo manico. Grosso modo così. Su questo arpeggio si basa tutta la strofa, con una melodia one of these days da 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 da, molto basata sulla scala pentatonica, no? Maggiore. E poi si aggiunge un pochino di blues nella melodia, con questa specie di blue note, la terza minore appunto, che scivolando indietro torna ancora sulla tonica. E poi, poi la canzone si sviluppa, naturalmente adesso non andiamo troppo nel dettaglio, ma nel pre-ritornello, nel cosiddetto pre-chorus appunto, si usano altri quattro accordi abbastanza singolari, nel senso che vengono usati solo per una parte dell'accordo. Questo naturalmente è Do maggiore, Sol maggiore, poi spostando più avanti di due tasti le stesse due posizioni abbiamo un Re, ma dove anche qui insieme alla terza maggiore suona anche la quarta sospesa, e la stessa cosa sul La maggiore, su cui ci si sposta dopo sempre al quinto, insomma con l'anulare sul quinto tasto e il medio sul quarto della sesta e quinta corda. Quindi but it's alright, but it's alright, Sol, Re, che si sposta dal do diesis del La maggiore al do naturale di Do maggiore, naturalmente. Poi il tutto in qualche modo si ferma sul Sol e il ritornello è una vera e propria esplosione che inizia solo con la voce che urla alla maniera in cui Dave Grohl è capace di fare, insomma, "Easy for you to say", e poi così come un mancare il fiato del battere di quella misura, si arriva sul secondo movimento di quella stessa misura a suonare fortissimo l'accordo di La maggiore, che poi diventa Mi minore settima, che poi diventa Do, che poi diventa Re. Quindi "Easy for you to say, your heart". Attenzione a cosa fa la melodia. Mentre qui c'è Mi minore settima, la melodia canta la nona, ed è una cosa interessante. È come se si sviluppasse insieme alla voce che canta Fa diesis l'accordo di Mi minore settima con anche la nona. La stessa, un'altra cosa interessante, sempre con la nona, avviene poi sul Do maggiore. La melodia si ferma su Re. Qui invece è proprio un pieno Fa diesis che appartiene all'accordo di Re maggiore. E poi, di fatto, il resto della struttura della canzone è un continuo mescolare questi elementi, che sono semplici ma estremamente efficaci. Questo è un po' il segreto delle grandi canzoni. Lo riprenderò alla fine, fra pochissimo tempo, perché stiamo già concludendo. Quindi, arpeggio nella strofa, sentirete anche una cosa che avviene effettivamente nel brano dei Foo Fighters, cioè in quel piccolo inciso strumentale che c'è fra la prima strofa e la seconda strofa, che sono attaccate all'inizio della canzone, se sentite l'originale del brano appunto, c'è una specie di pieni e vuoti, che poi è una caratteristica dei Nirvana, una caratteristica sicuramente dei Pearl Jam, di tutto il grunge, cioè fare delle strofe estremamente magari delicate, si pensi a tante canzoni di Nirvana, e i ritornelli molto esplosivi, no? Qui avviene invece l'esplosione già sforzando molto l'accordo e poi tornando in una situazione, diciamo, più delicata, più di riposo. Altra cosa da dire? Ma non c'è granché d'altro da dire, nel senso che nelle grandi canzoni, a mio modo di vedere, per come la vedo io, c'è sempre una mescolanza di elementi che funzionano. Poi in realtà c'è sempre anche un grande mistero, perché come nasce una melodia? Come nasce il fatto di fare un arpeggio di un certo tipo
nasce anche dal fatto di mettere le mani sulla chitarra. Ci sono dei bellissimi video che ho scoperto da poco del cantante dei Coldplay, che racconta ad esempio come è nata Yellow, una delle canzoni più famose loro. Era accordata la chitarra per un'altra canzone, mettendoci su le mani quasi a caso è venuto un accordo che gli piaceva, e da lì è partito tutto il viaggio di questa canzone. O i 5 minuti in cui ha scritto Sky Full of Stars, anche qui a partire da un giro di 4 accordi, che poi le canzoni, le grandi canzoni sono così, ma la mescola come in una grande ricetta di un grande chef. Ci sono degli ingredienti che sono appunto il chorus fatto in un modo, una successione della struttura. Poi c'è sempre qualcosa di misterioso, che è la zampata dell'artista, appunto, che sia uno chef o che sia un cantautore, un songwriter. E allora è stato bello scoprire un po', non ho parlato tanto della canzone, neanche dei Foo Fighters, ma c'è talmente tanta roba in giro che si può andare a cercare, che penso possa bastare così. Grazie di essere stati con noi, grazie a chi sostiene Patreon, di modo da poter rendere più frequenti i tutorial e anche da potervi magari dedicare del tempo per le canzoni che magari a voi piacciono di più e che potete richiedere appunto tramite Patreon. Grazie a tutti e a presto. One of these days the ground will drop out from beneath your feet. One of these days your heart will stop and play its final beat. One of these days the clocks will stop and time won't mean a thing. One of these days their bombs will drop and silence everything. But it's all right, it's all right. I said it's all right. Is it for you to say your heart is never
heart has never been broken. Your pride has never been stolen. Not yet, not yet. One of these days, I bet your heart.